Un gelso nero, tre aceri e alcuni arbusti a ricordo del magistrato Antonino Caponnetto sono stati messi a dimora nel corso di una cerimonia all'interno del giardino del liceo Forteguerri di Pistoia nell'ambito del progetto Società e Cittadino che ha visto protagonisti gli studenti insieme al comando dei carabinieri per la biodiversità. Nell'ambito pistoiese all'interno del progetto abbiamo messo a dimora più di 250 piante nell'arco di circa 2 anni e mezzo, in collaborazione ovviamente con le scuole primaria e secondaria di primo e secondo grado della provincia di Pistoia. Ovviamente questa messa a dimora è ancora più simbolica di una diciamo ordinaria messa a dimora, proprio perché è finalizzata a ricordare la memoria del giudice Caponnetto. Il giudice Caponnetto, noto soprattutto per aver guidato dal 1984 al 1990 il pool antimafia istituito nel 1980 a Palermo da Rocco Chinnici, frequentò il liceo ginnasio Niccolò Forteguerri negli anni 30. È stato un nostro alunno, è stato un alunno del liceo Forteguerri negli anni 30 e abbiamo esposto anche la foto della sua classe, dove aveva dei compagni di classe importanti come Natale Rao, come lo stesso Silvano Fedi ed altri, quindi è un modo per vivere oggi e continuare a rendere feconda una radice importante, molto significativa per i nostri studenti di oggi. Tra l'altro c'è un gelso che avevate nella casa di famiglia in campagna. Sì, sotto al quale lui piaceva, gli piaceva stare, rilassarsi, stare all'ombra, gli piaceva la campagna, il babbo, e soprattutto gli piaceva, diciamo, stare insieme ai ragazzi, no? Ai giovani, il progetto a cui è dedicato l'ultima parte della sua vita, stare insieme a loro, raccontare quello che è successo nel periodo palermitano.